Demi Spetta, una studentessa universitaria di storia dell'arte. Benvenuti a Piedimonte Matese, siamo in provincia di Caserta e nello specifico qui siamo nella villa comunale di Piedimonte Matese. Da questa parte invece c'è questa vasca laghetto della villa, che è simbolo appunto della villa stessa. E la villa in generale costituisce per i piedimontesi e non solo, diciamo, il punto di partenza per iniziare a scoprire la cittadina di Piedimonte Matese. Piazza Roma è il cuore pulsante di Piedimonte Matese, della vita amministrativa, è il centro demografico ed è la piazza da cui si parte per visitare il borgo medievale che sorge su un'altura. Il centro più antico. Si susseguono qui degli edifici monumentali allineati. La piazza è dalla forma rettangolare perché vuole essere in qualche modo una corrispondenza rispetto alla vocazione commerciale del luogo. Questo è il Palazzo del Municipio. E da qui inizia il percorso verso la scoperta di Piedimonte Vecchio. Il museo civico sorge adiacente rispetto al chiostro del convento di San Domenico, un tempo conosciuto come convento di San Tommaso d'Aquino. Qui vicino c'è infatti la chiesa dedicata al santo, detta anche chiesa di San Domenico oggi. La chiesa presenta un interno rifatto nel 600. Il convento invece sorge su delle preesistenze religiose e probabilmente anche su un antico tempio romano poi dismesso. Allora, siamo nel museo civico di Raffaele Marrocco. Museo civico di Piedimonte Matese. Qui è presente del materiale di interesse storico, artistico, archeologico, per lo più di età sannitica, e qui è anche presente una statuetta molto interessante, bronzea, che attualmente è esposta all'aperto, è esposta nei pressi di Piazza Roma, ed è una statuetta del V secolo a.C., quindi una statuetta riferibile ad un contesto di tipo agonale o iniziatico. La salita è stata lunga, ma non finisce qui. Continuiamo a scoprire Piedimonte Matese. E qui diverse famiglie in età moderna, tra cui i Caetani e Leonessa, hanno avuto Piedimonte Matese come loro feudo. Piedimonte Matese divenne città in età moderna, quando le fu riconosciuto questo titolo grazie alla produzione della lana, che qui era molto fiorente. Siamo in Largo San Sebastiano, uno dei punti più suggestivi del borgo medievale di Piedimonte Matese, caratterizzato da queste strade lastricate, vicoletti in pietra e bei palazzi che recano l'antico in queste facciate variopinte che sanno di armonia. E questa è la chiesa di San Sebastiano, che spicca per il suo bel campanile. Avete visto Piazzetta Ercole Farnese? Questa invece è la chiesa del San Salvatore, un interno rifatto con marmi policromi. Il disegno della chiesa è di Cosimo Fanzago. E questo è il palazzo ducale dei Gaetani d'Aragona, rifatto a inizio Settecento. Possiamo vedere ben poco perché al momento ci sono dei lavori di restauro e manutenzione che dovrebbero terminare nel corso di questo 2021. Vediamo ancora però in facciata il portale seicentesco. E qui, su questa sommità di Piedimonte Matese, vi lascio con un saluto da parte di me e Christian. I suoi viaggi continueranno, continuateci a seguire, e questo vuole anche essere un invito a scoprire meglio quelle che sono le bellezze del Matese. I viaggi di Christian continuano alla scoperta di altri paesi e altri paesaggi. Piedimonte Matese è ben collegata con la sua stazione ferroviaria alla stazione centrale di Napoli. Venite a scoprire un altro angolo della Campania.